Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Ecco, cerchiamo di definire un po' meglio la spontaneità, perché... Forse è una mia esigenza. No, vorrei dire che chi ci ascolta sì. Probabilmente ha bisogno anche di capire com'è che si determinano queste cose. Tu nel primo tempo dici che ti muovi a livello emozionale. Sì. Però poi dici di avere anche capito com'è che funzionano per esempio queste linee sì, diagonali, eccetera. Sì. Ecco, cerchiamo di informare sì. chi non mette le mani come te in questo tipo di operazioni, com'è che funzioni, com'è che tu raccogli un fatto che da emozionale diventa razionale, com'è che poi lo riutilizzi con più coscienza, proprio con un'utilizzazione cosciente del linguaggio stesso. Ecco, queste diagonali ti danno questa cosa. Perché, per esempio, te lo sei domandato? Forse una certa nostalgia di sacralità. Cioè, tu pensi che queste linee... questo aggancio all'infinito può essere anche un fatto, sia materiale che spirituale, come se non mi bastasse questa dimensione terrena. Dunque, a me sembra di, almeno dalle cose che hai detto, ma anche tutto sommato dalle cose che vediamo, che hai questo atteggiamento un po' mistico, diciamo, no? Sì, chiamiamolo anche così. Ecco, le tue posizioni, diciamo così, filosofiche, sì. la tua Weltanschauung, il tuo rapporto col mondo. Sì. E sempre, anche diciamo a livello personale, di persona, sì, di sì. donna che si muove nel mondo, eccetera, è sempre di questo tipo? Penso che per l'uomo sia necessario sempre una crescita, la vita è crescita, e che non sia possibile una crescita senza questo cordone ombelicale con l'infinito, che all'uomo non basti tutto ciò che è la materia intorno a lui. Quindi, però non ho risolto più di così. Diciamo in termini più brutali, sei una credente? Sono una credente, non sono praticante, perché naturalmente non mi soddisfa, non può assolutamente, sono troppo esigente come credente per poter... Ma sì, io sono una credente. Ecco, quindi le risposte in fondo non è che tu le dia in termini politici. Se qualcuno ti chiede, come è già capitato, sì. Che rapporto ci sia fra questa tua rappresentazione di sì. Simboli fetali, eccetera, e l'aborto, per esempio, io che risposta devo daresti? Dare il mio parere sull'aborto, ma è al di fuori da questa. Penso che faccia parte di un nuovo discorso della donna, di un suo progresso. Considero estremamente importante che le cose cambino per la donna. Quindi io vedo con occhi senz'altro di approvazione tutto ciò che si fa perché le cose cambino, perché la donna si è data una dimensione che merita. Insomma, la donna deve svegliarsi e deve essere padrona del suo destino. Ecco, questo messaggio in qualche modo è presente nelle tue cose? Penso che sia presente inconscio, perché non lo so. Ecco, comunque tu, diciamo, politicamente nel fare queste cose non ti sei posta questo problema? Non mi sono posti problemi politici, no, neanche religiosi. Io non mi sono posta problemi di nessun genere. Io lavoro per capire. Sì, mi sembra giusto. Ecco, vediamo un po' di tornare a questi cuoricini, a questi scapolari, eccetera. In che modo ti muovi quando fai riemergere queste chiamiamole anche nostalgie probabilmente, o comunque sì. questi ricordi d'infanzia? È una cosa che ti diverte, che ti proietta nel passato sì, più che nel futuro, voglio dire, c'è questo, sì, sì. questo rischio. Sì, questi cuori li ho fatti sorridendo. Sono fatto così, sono partiti come un gioco, poi hanno finito per avere un significato, ma lì mi sono innamorata delle materie, ho giocato col problema dei cuori, che è poi il problema della donna, no? Ecco, vediamo di parlarne meglio, vuoi intervenire tu? Così, c'è qui Anna Maria Janè. Perché volevo chiedere a Maria Lai se
in questa sua scelta di simboli e materiali che sono tipici della donna, c'è anche un intento provocatorio, nel senso che lei determinatamente usa la stoffa, il filo, il pane e anche forme tipo il cuoricino, così, che è una cosa molto... Oppure anche questo assemblare i cuori che ha fatto in un modo che è piacevole. Ecco, se lo vuole fare dicendo, bene, io sono una donna, le donne hanno questa caratteristica e voglio conservarla e voglio anzi che si rifletta su questo modo di approccio alla realtà che è tipicamente femminile. Senz'altro, perfetto. Accetto tutto. No, probabilmente c'era da completare, mi pare che ci fosse un'alternativa. Se è così oppure no? Se è così oppure se in lei c'è questa accettazione della componente femminile, ma non razionalizzata e quindi che non diventa provocazione in un certo senso, è solo accettazione di un modo di essere. No, è provocazione. Ecco, quindi non l'accettazione passiva, cioè sono una donna in quanto tale devo... Sono una donna e me ne faccio un vanto, una bandiera. Sì, ma ecco, se mi permetti forse chiarisco meglio il tuo intervento. molte donne dicono sono una donna proprio perché uso le stoffe, proprio perché sono docile, proprio perché sono l'angelo del focolare. No, io non sono docile, non sono l'angelo del focolare, sono una donna che si sta svegliando. Ecco, quindi questo è provocatorio. Penso veramente che gli uomini devono incominciare a tremare per le donne che si svegliano. Scusa, posso ancora aggiungere una cosa io? Volevo chiedere se in questo atteggiamento... cioè questo suo approccio al fare artistico che lei stessa ha definito a livello emotivo e a livello anche spontaneo, giocoso, c'è una coscienza che questo è un modo di approccio tipicamente femminile e che la donna, anche le femministe oggi rivendicano e portano avanti molto precisamente. Sì, senz'altro c'è questa coscienza. Ecco, questo invece vorrei capirlo meglio io. Beh, è semplice il discorso, cioè gli uomini, soprattutto gli artisti, gli intellettuali, hanno un modo di approccio alle cose di tipo razionale, no? Fanno una progettazione e poi razionalizzano moltissimo e ritengono che sia questo l'unico modo che oggi è possibile, mentre la donna invece rivendica a sé un modo diverso anche di fare cultura e comunque anche di vivere quotidianamente la sua esperienza. L'ha detto molto bene. Quindi Maria Lai è d'accordo con questa con questo atteggiamento che potremmo definire femminista sono a questo molto punto. Felice di questa di questo suo modo di chiarire, perché ha veramente chiarito il mio pensiero. Bene. Cioè, parto dall'emozione perché sono una donna, forse anche per questo. Cioè non c'è una connotazione negativa in questo essere donna, no? Mentre sembrerebbe così che almeno da parte degli uomini ci venga sempre rinfacciato questo approccio alle cose che non è di tipo razionale, che non è di tipo... I miei primi lavori si diceva che sembravano fatti da uomini, che i miei disegni si diceva che avevano la forza maschile. Questo mi ha sempre disturbato, io cercavo di essere una donna anche nel lavoro. Volevo essere riconosciuta come donna. Sì, questa è una cosa che ci state togliendo allora. È un problema molto attuale, penso, perché le donne artiste oggi rivendicano a sé proprio un modo di essere diverso, però ugualmente valido. E credo che sia un problema che sta nascendo in questi giorni. Solo dell'uomo, che una donna per essere artista doveva sembrare maschile. E questo lo contesto. Ecco, però a me sembra, adesso non è che voglia difendere la mascolinità, però a me sembra che la componente giocosa, quella che connoterebbe meglio l'atteggiamento femminile, in fondo sia comune a tutti gli artisti. Io qui non farei distinzione di sesso. Gioco, penso che chiunque quando fa una cosa si diverta prima di tutto, no? Quindi ridurre questa operazione al gioco e basta. Io non credo che serva a definire positivamente la donna, cioè mi pare che la definirebbe in maniera carente, mancherebbe ancora la razionalità.
se questa razionalità poi è di tipo maschile o femminile è da definire ancora, e probabilmente qui sì, ma il gioco non è che il punto di partenza, poi le cose si compongono e pigliano significati, ed entra anche un concetto della vita, la nostra filosofia, però si parte. Ecco, cioè voi pensate che intanto rivendicando il gioco come valore mettete a punto un vostro modo di essere. Sì. Quindi da qui però pensate, io credo, di proporre un tipo di razionalità che non sia necessariamente quello becero del maschio. Sì, cioè io parto, voi cercate razionalità, io cerco emozioni. Ma le cerchiamo anche noi. In maniera diversa però, cioè, voi pretendete più raccoglimento, pretendete un attimo prima di capire l'opera, occorre proprio un fatto di volontà. E io invece vorrei questo fatto di volontà, ecco, saltarlo a pie pari e dare immediatamente l'emozione. Sì, aspetta, adesso bisogna che giri il nastro perché altrimenti ci taglia la cosa a metà. Ecco, torniamo ancora a questo problema spinosissimo. Io sono abbastanza imbarazzato perché non ho capito bene l'impostazione che ha dato Anna Maria Janin alla cosa. E vorrei riprenderla perché mi pare abbastanza interessante. Allora, partiamo dal gioco come tale. È una cosa che diverte tutti, io dico, e mi pare che tu dica invece che è una caratteristica che le donne rivendicano. Vorrei sapere se sono d'accordo. Lo rivendicano come, cioè, come un diritto di divertirsi o di fare cose che non necessariamente debbano essere seriose, definitive e durare nei secoli, no? E questo penso che sia tipico della donna, benché anche l'uomo, diciamo, si sia cimentato nell'arte ludica e oggi desideri fare cose effimere, non so, ci sono delle posizioni di questo tipo. Però invece nella donna c'è proprio una, come si dice, una presa di posizione in questo senso, oggi, nella donna femminista che ha razionalizzato tutta una serie di cose, no? Sì, rimane ancora ciò che dicevi appena sei intervenuta. È un modo da rivendicare anche l'uso di materiali tipicamente femminili? Ecco, vediamo, vuoi rispondere tu, Maria? Penso di sì. L'uso dei materiali femminili è assolutamente, è stato sempre fuori dalla... Ecco, scusa, ma questo uso non è stato imposto dai maschi, non sono stati i maschi a dire le donne facciano il pane, delle donne aggiustino i calzini. Sì, ma per servire loro, non per fare appunto, dell'arte. Ma utilizzarlo ancora come fatto di divertimento non significa trovare valore in una situazione che in fondo non è positiva. No, cioè la donna abbiamo significati nuovi. Se posso intervenire ancora, io vorrei dire questo, che Maria Lai mi sembra una donna che si diverte col pane, con la stoffa o con i materiali che sono della sua cultura di donna, perché dico da secoli la donna si cimenta con queste cose, però è anche una donna che dice, come ha detto all'inizio di questa trasmissione, mi sembra di ricordare, che per esempio i bambini visti nell'atto della nascita così sono esseri ripugnanti e che avrebbe voglia di buttare dalla finestra. Questa è un'affermazione che non tutte le donne si sentirebbero di fare e neanche di pensare lontanamente, perché per esempio appunto il ruolo materno è stato così esaltato, per cui ci vuole una certa dose di coraggio, direi, a pronunciarsi in questi termini. E anche qui c'è un intento provocatorio, io credo, non lo so. Non chiederlo a lei forse. È un'affermazione sì, è inconscio, ma riconosco che è provocatorio anche questo. È molto inconscio, non mi sembra. Io mi chiedo come possono tutta una famiglia di tutte le età, vecchi, giovani, intorno a un neonato, essere affascinati. Evidentemente il neonato sprigiona qualche cosa di straordinariamente forte. Sarà il neonato o sarà la famiglia che vuole che venga fuori? No, io credo che sia proprio il neonato, perché è sbalorditivo. Cioè ti sembra che a tutte le donne, gli uomini diciamo che sono un altro discorso. Io parlo anche degli uomini, no, ma anche a un bambino di casa, anche gli uomini sono affascinati, vecchi, giovani. No, volevo chiederti proprio il contrario, sì. Pensi che tutte le donne vedano questi bambini come orribili e da buttare dalla finestra? Non lo so, io li vedo così. Cioè che non ci sia questo uno sforzo. Questo non vuol dire che non li amo. Perché... No,
No, no, questo è un altro discorso. Una tenerezza enorme, ma sono estremamente scomodi. Ecco, io non sarà. Quante madri non riescono a dormire la notte? La voglia se li butterebbero dalla finestra. Però non osano assolutamente dirlo, perché nel momento in cui lo dicono si fanno la fama di donne cattive, anormali. Insomma, questo mito della maternità è difficile da toccare e da scalfire anche, no? E quindi di fronte a un bambino brutto, perché sono brutti quando nascono, orribili, piangono, disturbano e sono così esserini schifosi, direi io, perché lo sono. E però nessuna madre direbbe, mamma mia che schifo, che mostri ciattolo, no? Soprattutto la sonorità, perché un bambino appena nato coinvolge completamente tutto il tempo della madre, no? Non può avere assolutamente altri interessi una donna per un certo periodo. Insomma, se questo bambino non avesse sta carica di tenerezza, non avrebbe tutto quello di cui ha bisogno. Ecco, ma questo evidentemente è un fatto culturale che coinvolge un po' tutti.